Ma quando l'hanno fatta questa canzone di Take That? Mi viene da pogare addirittura. È vero, è troppo bella. Oh, ma non ho mai pogato con i Take That. Non ho mai ascoltato troppo i Take That. No, mi state facendo morire leggendo i vostri messaggi, perché veramente io questi film qua d'azione, questi brutti, cioè veramente brutti, io li ho visti tutti. E ci credo. E li adoro. Anch'io. Proprio, quando voglio spegnere il cervello, sì, magari sei un po' stressato, un po' stanco, io metto su Fox Azione, c'è cioè un canale proprio che fanno solo film, Cinema Max, qualcosa okay, di genere, e li passano tutti. Ad esempio, ragazzi, vogliamo parlare di 300, il film più stracazzuto del mondo. Ma io l'ho visto, una cagata pazzesca. No, 300 non è una cagata. Sì, sì, no, per me, una cagata pazzesca. 300 è bellissimo. Sì, sì, sì. Guarda, è meglio Renegade, no, la serie che facevano su Rete 4. Ah, tu sai perché stai dicendo questo? Perché? Che non hai visto 300 e hai voluto dare la tua opinione. Ma l'ho visto 300, come no? Ho visto tutte 300. Le parodie, quelle fatte pure da Ermano Mosconi. Ma cioè, tu hai visto le parodie, tu non hai visto il film. No, raccontami il film 300. C'è uno spartano con la spada vestito da Flintstone che va in giro e combatte uno e lo butta nel buco. Ecco. Ma tu hai visto questo? Tu non hai visto il film. Tu hai visto 300, non 300. Sgamato. Vabbè. Dai, colleghiamoci con Sandro Beat. È il vocalist più conosciuto al mondo. Nelle sale da ballo è considerato il guru delle rime. Dopo le performance al compleanno di Obama, all'addio al nubilato di Angela Merkel, e alla notte degli Oscar, rifiuta DJ del calibro di Avicii, David Guetta e Calvin Harris, e sceglie Provenzano DJ. Su M2, Sandro B. Voglio anch'io l'Oscar, datemi quell'Oscar. Voglio il super Oscar, date a me quell'Oscar. Ciao Sandro, come mai desideroso di Oscar? Hai fatto un film per caso? Cosa hai fatto? Ragazzi, ve lo dico, lo so anche Americo. Un Oscar tocca a me perché sono il più fico. Sandro, da come parli, secondo me ti stai facendo un po' troppi film nella testa, eh? Fatti cattuoi. Perché? Sono fatti miei. Ha ragione. Fatti cattuoi. Sono fatti miei. Vabbè, mamma mia, che permaloso. Dai, Sandro, se dici di meritarlo, spiegaci il motivo, vogliamo capire. Adesso ve lo dico, perché sono io il più fico. Perché? Sono stato invitato alla festa del premiato. Mi dice: vieni Sandro, ti voglio amico bello, e porta qui con te il tuo amico cicciottello. No. Oh, Sandro, ammazza che figata. Oh, andiamo a Los Angeles, sono sempre sognata, la città con la statua della libertà. No. Dove c'è star putte de Bruno. Ma no! Quello che è disceso con i tram, no? Oh, c'è sta pure Alcatraz, l'università di Harvard, oltre a Kenyon, ma che stava a scherzare? Poi è pieno di casinosa, andava a divertire brutto. Oh, e ricordate che io ce ne devo andare perché c'è sta Disneyland. Amerigo! Ma che dici? Hai fatto un minestrone di tutte le città americane. Sì, un po' confuso. Sandro, ci stai dicendo che vi siete esibiti alla festa privata di un premio Oscar? Chi era? La diva è famosa in tutto l'universo. Ha vinto perché ha fatto qualcosa di diverso. E la migliore attrice, l'amica vincitrice, le piace la raclette e si chiama Patty Arquette. Grandissima attrice, vero? Che scupa, un premio Oscar golosa di formaggi, quindi. Le piace proprio tutto, dal burro allo strutto. Si mangia i formaggini, quelli buoni dei bambini. Buoni! E poi per festeggiare col suo fidanzatino ha fatto un party pieno di ricotta e stracchino. Ma dai, chissà che taffo in tutto il locale. Sandra, raccontaci la verità, cosa è successo alla festa? Cosa hai combinato? La festa era bella, suonava anche Molella, però un festeggiato più di tutti si è incazzato. No. Al brindisi finale, nel pieno del festone, si ferma tutto quanto. Perché? E arriva il domandone. No, il domandone no. Ragazzi, il domandone da Oscar. Preferite vedere Gianfranco Zola che si bacia il gorgonzola o Alejandro Iñárritu che si incozza col burrito? 355 800 626. Ma che domanda è? Dai! No, vabbè, che figuraccia, dai. Poi proprio con il regista ammantatore di questa edizione, com'è andata a finire poi? Bene o male? Cioè, dici un po'? Andata male. Senti, e come ne siete usciti da questa gaffe? La gente ci ha insultato, qualcuno ci ha menato, ma poi tutto sommato il peggio è passato. Peccato che alla fine, per farcela pagare, ci hanno cambiato hotel ed è finita male.
Oh, raga, ma qua dicono che il nostro albergo si trova a Budapest. Ma Budapest. Che cazzo sta per Abbiamo fatto la serata a Los Angeles e ci mandano a dormire al Grand Hotel di Budapest. Ma riportiamo. No, lo volevo dire. Sandro, dove avete dormito poi? Io ero troppo stanco e ho dormito in un bar mentre moglie e Provenzano si mandavano a cagar. È arrivato il domandone a colazione. Cioè, uè, Ciccio Bello, domandone a colazione. Preferisci prendere l'aereo e dormire in Ungheria o rientrare a Milano che ci ospita mia zia? Oh, lì, lascia bebete che c'ho certi c***i. Ma adesso, ma è possibile che non ti stai pazzito? E molla, dai. Uè, Amerigo, allora domandone due la vendetta. No. Preferisci un domandone a ridaglie, ammazzo che fa. Oh, moglie, è molto dico. A rotter c***o. Ma non sono litigati in America. Vabbè, non sapremo mai che cosa si sono detti, quindi Sandro possiamo salutarci, alla prossima. Ciao Sandro. Ascolta Merigo, domandone 3 in ritorno. Preferisci che ti rompo il c***o che ti faccio un domandone 4? Vabbè raga, basta, o ne faccio più a molli molla, me ne faccio più, aiutatemi.